Allora solare, signore e signori, bentrovati ancora una volta, insomma, voglio dire, abbiamo eh, tanto da raccontarvi e tanto da dirvi. Voi ve lo ricordate eh, Re Artù quando ancora non sa di essere Re Artù si avvicina alla roccia e tira fuori la spada. Vi ricordate Zorro? Vi ricordate i tre moschettieri? Voi vi ricordate quanto avete fatto il tifo alle Olimpiadi di Monaco 72, giusto per citare quelle Olimpiadi, perché poi una campionessa di nuoto e campionessa di nuoto ovunque, con tanti di quei titoli che non bastano mille pagine. E allora, il re e la regina, Renzo Musumeci Greco e Novella Calligaris. Ben arrivati! Che meraviglia, che meraviglia, che meraviglia! Mamma mia! Prego signori, prego, prego, prego. E se. Cioè lo oh, scusate, Grazie. va bene, mi accomodo. E se con il maestro musumeci greco, come dire, l'ora solare ha un'antica eh, affezione. Insomma, gli vogliamo un mondo di bene, questo è? Oggi abbiamo in studio lei la, la, la novella Calligaris, che io mi astengo dal prendere in braccio perché non sarebbe carino, ma. Vorrei farlo da quel 1972 oltre, ben arrivata, Grazie Paola, grazie di essere, di essere con noi. Allora, ehm, eh, titoli vinti, mi permette ovviamente, eh, titoli vinti quanti? Quanti sono in tutto? Di eh? Sì, no, io ricordo soprattutto il record del mondo e 22 record europei, sì. quelli italiani credo siano 86. Sì, ha detto con un'eleganza incredibile, con un'eleganza incredibile. E sapete, poi vi raccontiamo perché siano, siano qui insieme, chiaramente? Perché voglio dire: questo è quest amore. Eh? Non, ne, per quei due che non lo sapessero, sì. re Renzo, eh, 145 anni di storia all'Accademia di Armi Meci Greco, non fare la battuta, ah, io avevo 145 Ehi, anni. Vabbè, no, non eh, i più grandi attori, attrici, i più grande cinema. Il più grande teatro la più grande scherma passa da casa tua casa museo casa di museo e accademia d'armi Musumeci greco che esiste da tanto dal 1878 molto prima che i fratelli lumiere inventassero il cinema ah c'era già il teatro siete arrivati voi eh? molto molto prima a proposito di cinema oggi faremo una puntata molto Molto cinematografica, molto teatrale, molto bella. L'amore è una cosa meravigliosa e quando scatta tra due persone meravigliose come Renzo e come eh, Novella, noi siamo tutti più contenti perché le persone innamorate sono stupende. Come, come si conquista una campionessa? Come Novella Caligaris. Ah, ma questo mi interessa sapere. Con tanta pazienza perché io non gli ho dato retta all'inizio. Non hai ceduto al fascino, no. No. Eh. no. no, di d'Artagnan. I primi <ride> giorni. No, no, i primi mesi. I primi, I primi mesi. mesi sì. I primi mesi. Sì, sì, E, perché poi? e poi piano piano avevo informazioni su lui pessime perché era un ma Don Giovanni acclamato. Ma, no, un ma sì. uomo Eh sì. No. sì, sì. Così? Tant'è vero che mio figlio mi disse: stai attenta. Eh, in guardia, ti no, ha detto. Sì, in no. guardia, non è affidabile. No, adesso, scusate, maestro, da no. questo punto di vista. Ho messo tutto. Con te. Poi, Contesto piano piano, piano dopo un anno. Il mio avvocato. <ride> Comunque. Eh, succede, no, scusate, lei no. parla settimane e mesi, non è vero, giorni sì. proprio. No, è giorni. questione di ore: ore sì. bravo, se mettiamo è. insieme i giorni, fanno poche ore. Mi piace ore. dire questo, ma non sì, è così. Vabbè, vabbè. Eh, poi, però, dopo un anno siamo andati a vivere insieme quindi ecco, voglio e dire, siamo no. a otto anni e siete a otto anni. Che sono il settimo, no? Non solo che se girate otto, fa l'infinito ed è questo che noi abbiamo no. no. Sappiamo che sarà. Allora, sì. nella, vostra, nella vostra meravigliosa casa, che è una casa molto singolare e molto particolare, eh, vengo a prenderti stasera con la mia torpedo blu, invece tu che cosa hai detto a Novella Caligaris? Una cosa che non niente. ho ancora fatto. Niente, niente perché... Hai una bianchina dentro casa. Eh, certo. Brava. Maestro... È una delle prime promesse otto anni fa è dici appena possibile andiamo a fare il giro con la bianchina. Sì. Ho Una bianchina spider dentro casa del 1965, un rosa, rosa scuro. Sì. Che conosci? Cioè, e non è ancora uscita di casa. Non è questa. ancora uscita per vari motivi, sì, contrattempi sì. vari, no, sette Co anni. Beh, insomma. insomma, ci sono stati anche dei contrattempi. però, Novella Calligaris che con i secondi <ride> e i minuti ha molto a che spartire. Attenzione, Novella Calligaris, eccellente giornalista e firma di Rai News. Novella Calligaris che, è Novella Calligaris, che ha una carriera. Eh, bella splendida, che prosegue e continua, Grazie. però con quei contasecondi e contaminuti. Eh, vedi anche è retaggio, ancora eh. anche nel giornalismo c'è cioè sempre certo. il cronometro davanti. Certo. È una condanna, la mia. Non è una condanna, è una meraviglia. Allora, un uomo innamorato oh. che cosa fa? Posso già farlo eh, vedere? Un uomo innamorato fa questo, cioè costruisce un ecco, favorisco per il nostro regista, il nostro Enzo Pirrone: costruisce questo album. Questo, questa faccina che vedete è lei, lei che ci ha buttati tutti in piscina, Novella Calligaris, tutti in piscina, perché è stata ed è la nostra campionessa, la campionessa di quel tempo e da quel tempo in poi, che ha dimostrato ai bambini e ai ragazzini che si potesse fare no? quello, quello scricciolo che si sì, è fatto ce proprio. Eh. Sì, fosse fatto proprio che io fossi, come dire, la ragazza la porta accanto, eh, a sì. detto... Ha fatto sì che eh, la, le persone potessero avvicinarsi a, un po' a tutti gli sport. A tutti gli sport. Però vedere questo, questo io dico musetto perché proprio, mm. era proprio il suo faccino. Quanti anni, quanti anni avevi? Io a Monaco avevo 17 anni. E sembravi e, di 13? E eh? A 13 ho fatto la prima Olimpiade, però non avevo capito che cosa fosse. Ecco, va bene. Insomma, questo, questo è stato fatto. No, cose, questo Mauro. direi che compensa completamente la Bianchina, che ancora non è uscita perché, <ride> perché l'ha fatto il suo innamorato. Questo eh, è un fatta... anno di lavoro, di sì. raccolta: un po' di articoli li aveva lei a casa e li ho sottratti. Un po' li ho cercati, si, aveva, li aveva raccolti mio fratello. Una parte, certo. una parte li ho cercati, li ho comprati. su bei, un anno di ricerca. Una, una bravissima archivista professionista perché. È, è stato costruito in una, certa una cosa maniera, del genere ha realizzato il tutto. E ci abbiamo messo circa un anno. Allora io chiudo e eh, attenzione, ecco qua. Ci abbiamo messo circa un anno, stiamo insieme da otto anni, ma quanto sono belli! Eh, quanto ha eh, contribuito, eh, novella, eh, per rendere più, come dire, eh, più mh, ancora più bella questa casa, no? Perché. Beh, lei dice che quando è entrata, per dire un. Una parola giusta, no? Quello che dice lei. Era una specie di tipo caserma, proprio da uomo, un po' piena di cose. Ma Confermano un tutti i tuoi amici perché quella è la casa dove tutti i fortunati vanno a vedere i film dove il maestro ha preparato gli attori. Però era veramente, no? Scherma. Lei dice Basta. che era fatta apposta per attrarre le ipotetiche donne fidanzate. Oh, dice lei, ma non è vero. È una casa fatta, diciamo un po' a immagine della sala di scherma, Certamente. che è quella al Panteo, che tu ben conosci. Certo. E quindi è, è, è una sala di scherma adattata a casa che ha tutte le caratteristiche sì. di una Però, sala di scherma. Però, ragazzi, questo sorriso e questa foto che io prego il nostro Enzo Pirrone di, mm. di, di far vedere, ecco, ha, ha portato, eccola qui, eh, dove, dove passa questa ragazza precisa, puntuale. Però arriva anche la grazia, dico bene Novella? Sì, diciamo che ha ingentilito la casa, nel Beh, senso che l'ho resa a casa. Beh, e guardate no. come l'ha detto, e l'ho resa a casa. E in questa casa, da questa casa hanno portato questo che è un questa. megafono, signori. Mm. Questo megafono porta la scritta Benur 1958. Ecco qua, Musumeci, perché? Perché sì, perché noi ai Musumeci Greco dobbiamo così tanto. Tra un istante, allora solare, non lo uso, non lo tocco, solo. Poi, poi ti spiego. Quando spiego. L'amore è una cosa meravigliosa, è l'amore tra Novella Calligaris, la regina, la regina del nuoto, e il maestro Renzo Musumeci Greco, il re della spada di Capostal. È una cosa bellissima, Grazie. bellissima, siamo... Ah, vedi che, che grazia infinita. Allora, va bene, insieme da otto anni, per i prossimi ottanta e quindi basta aggiungere un uno <ride> zero ed è, ed è cosa fatta. Ehm, il, la storia della scherma che si intreccia, perché voi siete due, eh, come posso dire, difensori della bellezza dello sport, ma la storia della scherma... Vorrei ripartire da questo, da questo Ben Hur, perché tu eri piccolo piccolo, quando il tuo papà... Ero piccolissimo e è la colpa di questo megafono, Vai. il mio, diciamo, chiamiamola malattia dello spettacolo sì. del teatro e del cinema, è colpa di questo. Mm. Perché io nel 58, molto molto, molto piccolo, piccolino. però camminavo già... Sei anni... <coughs> Io andavo a Cinecittà con mio padre perché lì giravano Benur. Ma ti rendi conto? La battaglia navale di Benur, molti non lo sanno. Ti ricordi quando c'ha il è stato eh, incatenato che rema? Eh, mare in tempesta. Quella è la piscina di Cinecittà. Era la piscina di Cinecittà. Era. No, c'è ancora dietro ancora. al Teatro 5, quello di Fellini. Sì. C'è ancora, c'è ancora. Questa è la magia dell'epoca dove non c'era digitale. Si doveva fare tutto davvero? davvero. Quindi c'erano questi due galeoni, questi che remavano mare in tempesta con dei ventoloni che giravano e creavano il mare scompiglio, wow. cielo dipinto scuro per temporali e io quando mio padre mi chiamava io gli portavo il megafono oh, e lui da bordo piscina diceva "Attaccare, saltare sulla nave" perché era ovviamente maestro di cioè tutta Cina. una cioè, quando sì, sì. noi due facciamo queste scene, praticamente siamo i registi di quella scena. Cioè, d'accordo con il regista, creiamo la scena, il regista gliela spieghiamo, a lui piace, e poi siamo noi a dare tutti i tempi e i comandi. Questo magnifico signore che vedete in foto è il papà eh, di Renzo Musumeci Greco, che gli ha insegnato, tra le altre cose, oltre ad una signorilità... Eh, Difficilmente rintracciabile altrove, questo lo dico da amica e posso dirlo dopo tanti anni. Grazie. Il, eh, il fatto che non esista un duello che non abbia una regia proprio di, di, dei colpi che devono essere dati, cioè niente, niente, niente può andare al caso. Giusto? Sì, diciamo che nel 90% dei casi è, cioè dovrebbe essere così nel 100% eh. dei casi certe volte per motivi magari di risparmio eccetera si arronza un po' non con noi sì. per cui accadono, possono accadere degli piccoli incidenti piccoli o grandi che siano perché per fare un duello importante e ti faccio un esempio fammi vedere questa è la striscia, si chiama così la riproduzione esatta della spada del 600 quindi parliamo di moschettieri parliamo di... Sirano, sì. e soprattutto parliamo di Caravaggio. Il tuo Caravaggio con Alessio Boni? Esattamente, e questa è proprio quella che vedete: c'è tutti i segni per preparare quel duello molto lungo, molto violento, sì. quasi un piano sequenza, senza maschera. Abbiamo impiegato tre mesi, tre mesi di preparazione tutti i giorni. Ti ricordi con Alessio e Maurizio me ricordo, Donatoni? Me lo ricordo. Perché i colpi, sai, basta un colpo. Questo è, è pesante. Pesa, eh? pesante. Grazie maestro, Basta questa un colpo, pesa, pesa un accidente, un colpo. pesa, non dovete credere sulla parola. Infatti Alessio mi accusa di aver fatto poi sei mesi di fisioterapia dopo, dice. Sì, ma per l'arte cosa non si ma fa? Non è vero, tu capisci che i colpi tirati con due mani con notevole violenza, se quell'altro non, eh. non azzecca la parata giusta. Non sa esattamente cosa fare, questo, questo è No, senso. è tutto a memoria. Quindi, se io tiro un colpo alla testa, se Caravaggio tira un colpo alla testa, se l'altro non fa la parata giusta, che questa è la quinta, quinta per gli schermitori, sì. se la prende in testa e va all'ospedale e, e il film sì. si ferma. E il film si ferma. <ride> notare con quale. Allora, mi veniva da sorridere pensando che la prima cosa che abbia visto il piccolo Renzo Musumeci greco in fondo sia stata una piscina a Cinecittà, è vero. chissà se era scritto nelle stelle e nel destino altrettanta precisione novella io ehm, dovrei farti milioni di domande perché la tua è una storia mm. la tua è una storia da un punto di vista di atleta brevissima perché tu a 20 anni a 19. Praticamente, a 19 anni tu chiudi sì. ma accidenti per quei 19 anni che poi sono stati dai presumo dai 13 in poi tu sei stata precisa come in un duello di teatro di cinema, cioè mm -hmm. tu non hai mai perso un colpo. Ho anche, no, io ho perso molti colpi, ma io ho avuto un grandissimo allenatore sì, esatto, che era uh, oltre che un allenatore, io dico che era un filosofo dello sport mm -hmm. che voleva prima creare, eh, diceva, io mi allenavo con la squadra maschile perché lui era, uh, era lui che mi aveva. Scoperto e poi eh, indirizzata allo sport. Sì. E Bubi Dennerlein è stato, cioè, io dico anche che i successi di oggi vengono da lontano, vengono da quella scuola che Bubi creò eh, facendo capire che il mestiere di allenatore non era quello che si metteva a bordo vasca con un cronometro e faceva ai ragazzi Andate. andare avanti e indietro. Certo ha creato prima di tutto ha insegnato a studiare e poi dal punto di vista eh, dal punto di vista eh, anche psicologico lui ha fatto tantissimo e ha eh, portato ha, ha fatto capire che gli allenamenti non erano per tutti uguali ma a seconda del soggetto dovevano essere adattati ma quello tu era il momento eri un bel soggetto però eh e io ero, cioè tu consideri che quando mi ha fatto fare gli 800 Siri libero la nostra società era molto forte, io poi sono stata molto fortunata perché avevo una famiglia... Che, eh, si poteva permettere all'epoca ti dovevi permettere certo, di fare sport certo. e poi essendo di origine ehm, teutonica insomma mitolo Europa eh, anche se erano nati a Trieste Trieste comunque è Beh, una città eh, mitolo europea se non altro dal punto di vista di mentalità e di eh, eh, struttura architettonica eh, lo sport era una forma di educazione Come e è? questo era e quindi ho, fatto, ho iniziato lo sport sin da bambina, eh, da piccolissima, seguendo mio fratello, eh, che io facevo tutto quello che faceva mio fratello Mauro. Eh, C'erano le bacheche dove mettevano le convocazioni e io visi, vidi per me la convocazione di fare gli 800 stile libero, io, siccome ero abbastanza pestifera, dai, da lui sfrontatissima, ci cioè, scusi, <ride> ma io perché devo fare gli 800 stili? Ma eh, sei senza... la Galigaris? No, come ha risposto? No, no, perché io ero la più schiappa di tutti quanti sì, in quel periodo. Sì. E, e lui mi guardò senza neanche darmi troppa soddisfazione, mi dice: Perché così stai 12 minuti zitta? Ma questo è meraviglioso! <ride> Cazzi, dicevano che io dicevano che io potevo insegnare a parlare ai pesci eh, e questo quindi, è parzialmente e... vero insomma, eh, nel senso che grazie a te però tanti lo ribadisco ancora una volta tanti sono diventati pesciolini poi magari siamo stati semplicemente a galla magari abbiamo uno stile per il quale la Calligaris preferirebbe come dire, mettersi un sacchetto di carta in testa per non guardarci mentre nuotiamo però tu sei stata tu con il, grazie al tuo allenatore sei stata trascinante 12 sì. minuti zitta. E 12 minuti scusate, e zitta. Scusate, ecco, mi viene in mente a quante vite possono essere state salvate Ma certo. perché Ma certo. centinaia di migliaia di persone hanno cominciato a fare nuoto e quindi... Ma e se c'era qualcuno da salvare nuotavano, certo, no, ma soprattutto io dico che insegnare a nuotare a un bambino è la prima assicurazione che si possa fare Grazie. sulla sua vita, Grazie. e questo non è un fatto. Poi lo sport è una scelta, l'agonismo è una scelta. E invito a tutti i genitori a non incitare il bambino a dover per forza fare l'agonismo o questo o quello sport, ma farlo <ride> scegliere perché lo sport deve essere gioia, deve essere divertimento, se non ti diverti. Non, tu ti non... sei divertita io è? mi sono divertita fino a quando mi sono divertita ho continuato ho quando stare. non mi sono divertita più ho smesso allora eh, Renzo dove eri quando aspetta un attimo ah, mi sì. viene in mente da quello che dice lei lei parla di un'assicurazione sulla vita e il nuoto e un'altra analogia abbiamo perché 100 anni fa 150 anni fa l'assicurazione sulla vita era questa quando tu potevi essere sfidato a duello e quindi dovevi saperti difendere o potevi essere aggredito era un'arma di difesa e quindi meglio era, nuotare per... un'altra analogia di, un alt di altri tempi lì sotto ha fatto meglio nuotare però l'ha detto <ride> <ride> il maestro il maestro ha detto una cosa così e non molto elegante non molto lui meglio nuotare è però... in 150 anni sì no no per carità <ride> ma io ha... in tutto ciò tu Renzo nuoti bene? no Scusate. <ride> perché eh, no, no. andiamo e eh, eh, no, no, io non mi bagno la, diciamo cioè. che mi bagno quando andiamo <ride> a mare lei insomma andiamo a Ischia lei fa quasi il giro dell'isola ma è la si Caligaris perde. lei si perde per ore no, ora non la troviamo me la... più sì no lui mi perde spesso non la troviamo no, più sei tu che corri in acqua no, scusami no eh. ma io vado lungo, lungo costa eh, perché ho sempre paura dei motoscafi e ragione. scendo dalla barca e vado lungo costa quindi basta andare lungo costa e mi ritrovi una volta, una volta non mi ritrovavano più l'abbiamo inseguita pensavamo no. al riconoscimento <ride> della salma perché oh <ride> non la trovavate oh, più dopo no. due o tre ore ma questa com'è possibile e questa nuotava nuota... no, no poi avevo trovato una, una barca dei, dei signori che mi avevano visto continuare a nuotare mi ho detto signora vuole lì dico no no guardi non c'è problema no guardi l'abbiamo riconosciuta dico sì sì grazie <ride> però dico preferisco continuare tanto prima o poi e dico non mi rit ritrovavo più con le baie e ho chiesto eh perché ha fatto il giro no. eh. e e poi loro carini mi hanno seguito a un certo punto ho detto signora salga a bordo che si rivendono la barca con la targa qui è salita novella carligiani no, no. capisci e, e poi una... li ho trovati eh. con il nostro cane bosti che stava in cima che guardava dappertutto C è, C è, terrorizzato sì, certo. ma in tutto questo devo fare la domanda la controdomanda novella tira di scherma lui mi ha messo in pedana, però sì. mi ha messo in pedana perché diceva che così potevano iniziare anche tante signore e quindi incrementare la sua scuola e c'erano dei piccoli duelli, va bene? E io ovviamente eh, cercavo di dare il massimo di me, sai, comunque chi fa sport ha un'intelligenza motoria eh, eh, molto sviluppata. Lui a un certo punto viene da me e mi dice senti ma falli vincere, se no non si scrivono, dico guardi, ho sbagliato soggetto. <ride> <ride> il soggetto. Lo puoi dire. La prossima volta la faccio tirare con supercampionessa. <ride> la... Non è detto, non è detto, è pur certo. sempre, sempre la caliglia. Se mi fa eh, tirare con le super campionesse è ovvio che perdo, però non è che do la vittoria così: non è no, che gliela. Si, accettano. Eh, invece, la scommessa sicuramente vinta, la scommessa sicuramente vinta da questa coppia, eh, riduce qualche. io dico sempre qualche giorno fa, qualche tempo fa. Cioè, ci sono degli appuntamenti ormai sono imperdibili e non sono soltanto appuntamenti romani in luoghi meravigliosi di Roma, perché eh, la scherma e lo sport che voi portate avanti, e tra un istante siamo, torniamo al nuoto e allo sport in generale. Eh, la tua scherma, maestro, prima e ancor più avendo incontrato Novella, è diventata scherma per tutti. Ne sono stata testimone diretta, sì. no? Beh, noi abbiamo vari aspetti. Noi abbracciamo la scherma a 360 gradi. Quindi dello spettacolo abbiamo parlato, ne stiamo parlando. Attività agonistica, e, sì. ma soprattutto il nostro fiore all'occhiello è il progetto Scherma Senza Limiti, sì. dal, so. per il quale siamo aiutati dalla Fondazione Terzo Pilastro Internazionale, che è un progetto molto costoso e il presidente Emanuele Emanuele è un ex schermitore e conosce i benefici della scherma. Sì. Quindi noi offriamo da... Dieci anni e più, da Piazza Capranico 2011, che ti sì. ricordi, lezioni di scherma gratis a disabili. E parliamo sia di disabili in carrozzina, i cosiddetti paralimpici. Infatti, nelle ultime, Olimpiadi avevamo, nelle ultime due Olimpiadi avevamo atleti. due atleti, uno ha sfiorato il podio. E attualmente, la, la, il nostro più forte paralimpico è il numero uno del mondo nella classifica mondiale. Ma non è finita, non è finita, perché poi non dobbiamo occuparci solo della scherma d'elite di questi, dobbiamo occuparci anche della massa di persone meno fortunate di noi. Per cui noi mandiamo nelle scuole, nelle parrocchie, mandiamo ogni settimana dei maestri a insegnare la scherma ad autistici, down. Disturbi del comportamento, mancanza di concentrazione e loro ne hanno un beneficio enorme in questo, tant'è vero che gli psicologi e i tutor che li seguono, i quali dicevano all'inizio: guarda, che loro questi ragazzi hanno una soglia dell'attenzione di pochi minuti, questi un'ora si fanno un'ora di scherma continuamente Marenzo, e è... aspettano la settimana, tutta la settimana per fare la lezione di scherma. È la tua e vostra grande vittoria, cioè essere. In assoluto, i numeri uno e continuare con una testardaggine che è fatta di cuore e anche di senso di responsabilità per il proprio ruolo a portare lo sport che poi è vita a tutti. Novella, tu sei una. Tu sei Novella Caligari, sì, io non voglio sembrarti folle, ma io sono molto emozionata oggi ad averti certo. davanti a me, veramente. Perché, Vabbè, perché ci sono tanti credimi. campioni oggi, eh, soprattutto nel nuoto, che sono molto più grandi di me e eh, che hanno fatto cose molto più importanti. Prima fra tutta eh, Federica Pellegrini, che ha fatto 11 oh, record beh. del mondo, ha vinto io invece... Sì. Ho preso un argento e due bronzo, quindi non sono paragonabile a lei. Beh, ma un e... argento e un bronzo a quell'epoca. Sì, eh. però... Qualcuno la fermi? Fermare la Caligari è difficile, ma no. qualcuno la fermi. Sì, no, eh, <ride> è chiaro che, <ride> è, è chiaro che. Eh, per fare questo bisogna avere passione mm. devi avere passione per occuparti di sport io penso sempre che nella vita lo sport mi ha servito tantissimo eh, soprattutto mi ha insegnato molto e ritornando a Bubi eh, e quando tu dicevi tu hai sempre vinto no, lui mi portò siccome vincevo troppo lui mi portò a fare tutto un tour eh, in Germania Est per perdere poi una volta mi fece fare sette gare All'allora Oltremare, eh, la piscina Oltremare di sì. Napoli, eh, perché diceva: Devi perdere, devi imparare a perdere. E io, invece, vinsi tutte e sette le gare e feci il primo record europeo. e ah, beh, bene beh. Eh, scusate, allora devi imparare a perdere. Eh, guardate, è Però vero, è a fondamentale. Questo, a questo signore devono tantissimo eh, tutti gli atleti che sono venuti dopo, no? perché è tutta una crescita, è, tutta, è tutto un modo di. di, di di diventare veramente campioni. Se voi pensate che questa meraviglia di novella, io dico, insomma, lei ha un fisico da modella, tra le altre cose, eh, dove avevate trovato i costumi di Licra? Perché i costumi, i costumi regolamentari non. sì, no, erano una Licra molto speciale. Che sì, erano grandi così. Pescavano acqua, insomma, sì, i costumi tutti, regolamentari. Sì, anche quelli di Licra che che erano commercializzati perché erano molto pesanti. E poi ti li cucivano addosso? Come? No, erano grandi così, sì. si stendevano addosso e poi si incollavano. Ma potevi usarli una volta sola. E mio padre li prese in, in Svizzera uh -huh. e, e peraltro erano anche molto belli perché erano molto colorati e all'epoca non c'erano tutti questi colori. E, non so, erano rosa shocking e verde smeraldo insieme. Eh, piuttosto che Rosa Sciocchiano, quasi un po' eh, come dire, un po' un ufficio Loran per dirti, no? <ride> che azzardava i colori. Sì. Eh, allora io tenevo, queste me le eh, prese per le Olimpiadi e per i mondiali, poi, e ehm, ehm, io usavo. Quello nuovo per la, eh, per la finale, quello che ha usato invece nella finale, su, pri, prima eh, lo oh, rimettevo la colla e, e lo rimettevo addosso per le batterie. Eh, ovviamente tu stacca e riattacca, immaginate sulla pelle che cosa succedeva. Eh, lo dicevano una grazia infinita. Allora sì, mi, mi scrivono di tutto: la pulce gigante, mi dicono. Sentirsi dire pulce fa piacere? Sì, no, Era mio carino. padre mi chiamava pulce eh, e quindi carino, no? sì, perché ero sempre lui diceva che ero piccola, ma saltavo dappertutto, eh, siamo e siamo quindi... stai 12 minuti zitta, piccola ma salto dappertutto. E ha saltato anche una cosa, lei ha perso un balletto di Bejar. Chi le ha detto questa frase? Uno dice "Che cosa ho fatto? Ho fatto una cosa". Eh, ma ti sei perso un balletto di Bejar? chi, chi osò dire questa meravigliosa ed elegantissima frase? Mia madre, mia madre era uh, molto portata per l'arte, per uh, tutto ciò che uh, sì. significa spettacolo, in particolare piaceva uh, Bejar, quindi sì. quando io ero ai mondiali lei stava a Siracusa uh, a vedere i balletti di Bejar e quando io la chiamai, non c'erano i telefonini, dice sai mamma ho vinto il mondiali, ho fatto il record del mondo, lei mi dice brava tesoro ma non sai cosa ti sei persa. Vabbè, No, la tesoro, ma non sai che cosa, che cosa. ti sei persa, eccola. E insomma, e questo fa parte della naturale eh, eleganza di Novella, di questo maestro che quando eh, scrive lettere. Io questa cosa la dico sempre: Renzo Musumeci Greco c'è nei momenti più belli eh, per i propri amici e c'è anche nei momenti più difficili, dove ti arrivano delle lettere scritte con la penna stilografica che tu conserverai per tutta l'esistenza. Sto citando in prima persona. Qual è la prossima, il prossimo obiettivo? da scrivere sul tuo diario fatto, il pross la prossima cosa che tu sicuramente possa considerare cosa fatta, visto che tu ne fai mille al minuto. Dici come prossimo impegno? Ah, sì? Il prossimo, allora intanto abbiamo finito eh, Ieri. recentemente Ieri praticamente, sì. Abbiamo finito recentemente due edizioni di Affil di Spada, quella che tu ben certo. conosci, che una è una diventata una sportiva quindi davanti al Pantheon abbiamo riunito centinaia di schermitori di tutta Italia e dall'estero sono venuti e proprio per incentivare la scherma, per farla conoscere. Ma anche sport. grandissimi campioni come Elisa Di Francisca, Cara. Sandro Cuomo, eh, il in realtà, sì, il davvero il sì, è... Valerio Spromonte, insomma, si sono sì. prestati tutti per lui. Sì, sono venuti perché ci credono in questa cosa, perché non è solo la schema, non deve essere solo l'agonismo, la medaglia, un avvelenamento, no. una guerra, una battaglia, ci cioè, devono essere anche dei momenti carini, piacevoli, cavallereschi, dove la gente veda che c'erano migliaia di persone al Pantheon. Sì. Questa è la prima fase sportiva. La seconda ve la raccontiamo tra un attimo, ah. signori, restate in guardia perché sono con noi. Renzo Musumeci Greco. Novella Caligaris, proprio loro, quelli veri. Attraverso. Allora, allora solare, la grazia, la forza, la bellezza, l'amore. Eh, novella Caligaris, Renzo Musumeci Greco. Grazie di essere con noi. Allora, i maestri ci stavo parlando di affid di Spada con i numeri uno. Italiani e del mondo, devo dire italiani tantissimi, no? Ovviamente. Tutti, medaglie d'oro, c'era Tut di tutto. Tutte quelle medaglie che sì. insomma, che hanno... vengono per amicizia, perché io gli dico guarda facciamo un'esibizione di scherma per incentivarla, per promuoverla, perché la scherma purtroppo la vediamo quasi solamente ogni quattro anni. Certo. E quindi invece la scherma va conosciuta. E tu hai va... lavorato perché non fosse solo elitaria ma diventasse sport e continui a eh, diventare tutti, sport molti pensano che è uno sport molto caro, ma è molto meno caro di tanti altri di tanti sport. L'altro esatto. aspetto, questo pittano? a di spada, è, è diviso in due parti, e uno è un aspetto di spettacolo. Abbiamo finito da poco, recentemente, questo a di spada alla Casa del Cinema, dove abbiamo fatto una rassegna di film con la Cineteca Nazionale, il centro sperimentale di cinematografia, dove io insegno e insegnava mio padre, una serie di film eh, gratuiti dove le, le persone potevano venire liberamente. Abbiamo avuto un grande successo, e ci credo. E invece il prossimo obiettivo, e poi lascio la parola alla regina del giorno. <ride> il prossimo impegno è con la festa del cinema. Sì. e Il 22 ottobre faccio un'altra cosa interessante nell'ambito della festa del cinema nell'Accademia al Pantheon, lo annuncio. Facciamo una uh, specie di masterclass di scherma scenica, cioè con dei giovani attori in una giornata spiego al pubblico come si monta un duello cinematografico. Appunto senza dimenticare un colpo, facendo attenzione. Esattamente. Con fare matematico. Infatti io sempre comincio con le armi di plastica, quelle che usano i bambini. Quando li vedo sicuri, tranquilli, passo a queste. Lentamente, man mano aumenta, aumenta, aumenta la velocità finché arriviamo al massimo. E questa si chiama eh, generosità. Non abbiamo parlato del, di Renzo Musomesi Greco che prende 15 minuti di applausi all'Arena eh, di Verona. 15 ah, minuti di ricordo. applausi. Non abbiamo parlato di tutto il teatro, di Roberto Bolle, come di, di, insomma, dei più grandi. Eccolo qua. Questo è il suo spadino. E Questo è quello spadinette. che abbiamo usato in Giulietta e Romeo. Guardate, questa è l'eleganza, no? È così. Movimenti. Carica. Movimenti migliori. Eh, allieva di spada del, del maestro Mosumeci greco. Ora non so più. Potrebbe arrivata. diventarlo anche di fioretto perché le ho portato un fioretto così no. lei lo, lo associa alla spada. Questa è sorpresa. Questa è sorpresona, questa è sorpresona. Grazie, grazie. Vabbè. Caramba, te... che sorpresa! Commossa adesso devo pure andare avanti. Novella, eh. vado Io avanti. Ha portato grazie. costumi. Novella non ha portato costumi. <ride> Anche perché. Ma so nuotare Novella, grazie a te. So nuotare, <ride> ma non farei mai il giro di ischia. A nuoto, ma grazie, maestro. E che cosa prepara la regina Novella Calligaris per il nostro sport? Io sono stata eletta un anno e mezzo fa Presidente dell'Associazione Nazionale eh, Olimpici Azzurri che raggruppa tutti gli Olimpici e tutti gli Azzurri di tutti gli sport e di tutte le epoche. Sto cercando di dare eh, visibilità a questa associazione soprattutto portando dei progetti. Eh, che avvicinano le persone allo sport di tutte le età, sin dai bambini agli adulti, in particolare la, eh, sono due bandi che abbiamo vinto eh, per, eh, da, da Sport e Salute, noi siamo ente benemerito del CONI e, e, e poi un altro a cui io tengo molto eh, che è la formazione. E l'incentivazione alle donne di fare un percorso per diventare dirigenti sportivi, cioè iniziando dalla base, perché troppo okay. spesso sì. vengono catapultate mm. dall'alto e non si presentano alle elezioni. Allora devono capire che invece eh, l'associazionismo sportivo è una grande palestra per, il, per un lavoro di domani, perché c'è un po' tutto. C'è il budget, c'è l'organizzazione, c'è la logistica. Bisogna, eh, bisogna saperlo fare. fare esatto. Quando poi arrivano a livello nazionale, sono conosciute all'interno e stimate perché hanno visto che cosa hanno fatto eh, nel loro percorso. Insomma, gli 800 in 12 minuti stanno un po' zitte e studiando tantissimo. Eh, sapete com'è entrata Novella Caligaris come giornalista? Le ha fatto, definiamolo provino, Tito Stagno, facendole ripetere, <ride> anzi dire lei... Siamo sbarcati sulla luna, una stella polare come la Calligaris non poteva che iniziare così. Grazie, grazie di essere stati con noi. Grazie. Siete due meraviglie, maestro, musico sono 10 grazie. Sono commossa, grazie dovrò imparare a questo punto a novella Calligaris. Grazie, grazie. meraviglia, lavorati e splendidi. Allora vorremmo farvi un ritratto, vorremmo farvi un ritratto e infatti facciamo così. Guardate un po'. Andavo a cinta l'ora per cantar la serenata Blam, 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 Giovanissimo e bravissimo, Grazie. Ben arrivato. Grazie, Grazie a di voi, essere è di un, un onore grande. grandissimo essere qui. Eh, intanto eh, voglio dire, ha appena depositato nelle mani di Novella Calligaris un suo ritratto bellissimo. però era una cerimonia, come dire, da tenere eh, da parte eh, privata. Eh, questi sono ritratti difficilissimi da fare, difficilissimi, Stefano. No, diciamo che con il tempo. Uh, si impara la tecnica e diventano semplici da realizzare perciò ora ne sto facendo moltissimi uh, anche personaggi famosi soprattutto per uh, poter ricevere un riscontro da parte loro perché è una soddisfazione immensa okay, ad esempio sì, certo. sì, sì, sì. in un'epoca Stefano in un'epoca di fotografie mm. selfie uh, di tutto conservato nel cellulare uh, lei è capace di realizzare e di mettere su tela ma tutta questa Bravura, questa, questa, questa mano e questa sensibilità, da dove partono? Allora, ho cominciato a disegnare quando, quando ero piccolo, a circa all'età di sei anni, grazie all'aiuto. Cioè, ieri mattina praticamente. <ride> Un quasi. bambino, ecco, sì. Grazie all'aiuto e all'insegnamento di, di mia mamma, che uh, abbiamo disegnato molto. Cioè, Disegnavo soprattutto personaggi di fumetti con lei accanto e mi dava una mano esatto. per uh, poter imparare. Appunto, questo ricordo me lo sono portato appresso negli anni ed è un ricordo che tengo sempre diciamo, nel cuore perché mh, poi, quando, mh, quando avevo dieci anni, mi era successo un incidente: ho avuto un incidente eh, in bicicletta, ho poi passato due settimane in coma. Poi è uscito dal coma, eh, mia madre in pratica si era ammalata di, eh, di una brutta malattia e eh, è venuta a mancare. Due mesi dopo l'incidente, questo... Eh, questo. Questo è il disegno più brutto da una parte, sicuramente da tutte le parti, però. Intanto, Stefano, grazie perché poi raccontare e ricordare queste cose è sempre, sempre difficile, no? Eh, sempre, parte... È sempre complicato. Questa mamma, bella che vediamo in questa, in questa foto con il suo piccolo. Però questa mamma ha continuato a uno dice sì, ha continuato a guidare la mano. Però perdere la mamma a quell'età è, è stato du difficile, durissimo. Quando, quando ha ripreso a disegnare come sua mamma voleva. Allora, è stato un periodo difficile. E appunto, anche con il disegno non ne sentivo più la motivazione, e non ho continuato appunto a creare del materiale artistico. Però ho. Um, ho poi ripreso, dopo avermi uh, fatto il tatuaggio della data di nascita sì. di mia madre, che sì. ho qui sull'avambraccio. Sì. Ed è stato incredibile perché uh, durante la fase di guarigione appunto del tatuaggio, una sera stavo camminando per il mio paesino, abitavo in provincia di Cuneo prima, sì. a Amanta, e nell'oratorio del paese ho scoperto che c'era un, un corso di disegno del vero. E io sono entrato, bussato. Ho chiesto: Ma qui disegnate? Uh, sì, appunto poi ho, ho cominciato ad informarmi per quando fossero i corsi e tutto. E ho cominciato a frequentare quel corso. E lei sa, Stefano, che non è sembra tutto un caso, no? Sì. Avevo tatuato il numero, la data della mia mamma, e stavo passeggiando e ho trovato quella scuola. A me piace pensare che sua mamma le abbia. Suggerito, indirizzato, no? indirizzato. indirizzato, Dai, dai, da... adesso ricominciamo. Esatto. E <ride> è così. È e bel... è così ha è fatto. Allora. Eh, la, la, eh, la passione per la pittura e comunque per il bel disegno ce l'avete proprio di famiglia. Allora, eh, mia nonna. Sua nonna. Piera Carena sì. era una pittrice di rose. Perciò ho continuato questa passione. Ha continuato questa passione? E nel 2021 il bambino che aveva sofferto la fine della sua mamma, il ragazzo che aveva ricominciato in nome e per conto della sua mamma a disegnare, eh, vince il premio di miglior artista al World Fashion Festival Awards di Dubai. Esatto. Pum! Cioè Oddio. proprio mh, da, da, quella, da quel passeggio vedo che in parrocchia c'è un corso ad arrivare ad un premio così importante è stata una soddisfazione immensa. Beh, ci credo. È tutto iniziato grazie a una mia amica che avevo conosciuto sì. quando esponevo a Torino, vicino a Piazza San Carlo. E La mia amica si chiama Silvia Actis sì. e mi ha consigliato, mi aveva chiesto se volevo partecipare a questo concorso che era una mostra di, uh, soprattutto di, di moda, però potevo esporre i miei quadri lungo la passarella. Prima, prima, prima di arrivare a Dubai, passarella, okay. eh, esposizione di quadri, questo ragazzo ha dormito in macchina e spieghiamo il perché, esperienza sempre giusta, no? Quando vuoi qualcosa, fortissimamente vuoi qualcosa, quindi facciamo un salto indietro rispetto a Dubai. Quando è stato questo momento? Così? Allora, nel 2017, sì. in pratica ero partito per il mare, pensavo di rimanere tre giorni, per, per il budget che avevo sì. e invece, poi sono riuscito a rimanere 21 giorni a dormire in macchina ad Alassio, sì. in un parcheggio pubblico ovviamente. Però, <ride> e, mettendo in mostra i suoi quadri? Sì, cioè, suoi uh, gli facevo su commissione alla gente che me li chiedeva. Appunto, giorno dopo giorno riuscivo ad ottenere il budget necessario per rimanere il giorno dopo. E quindi sono rimasto un giorno in macchina a dormire. Eh, bisogna sempre credere che qualcosa di bello eh, dovrà avvenire se continuiamo a fare quello che ci appassiona, dice giustamente. Eh, io dico Stefano, poi dovrei chiamarla maestro, ma insomma <ride> voglio dire. Eh, questa, questa tecnica così speciale, qui vediamo un ritratto veramente eh, di, di tutto e qualsiasi cosa. Questo Van Gogh modernissimo, questa tecnica così speciale è complessa, è difficile, ci si arriva attraverso uno studio particolare? Allora, eh, tipo l'Einstein che vedete lì esposto è il primo ritratto d'olio che ho realizzato, mm -hmm. infatti sono stato soddisfatto, cioè sono, sono molto soddisfatto di, uh, di questo dipinto perché diciamo mi porta fortuna. Ma Einstein eh, eh, l'ho realizzato nel 2016. E, um, dopodiché, mi sono innamorato di questa tecnica, che secondo me non è complicata. Basta avere tanta pazienza e um, le cose. E vengono tanto bene. talento, Stefano. Andiamo su. Tanto talento, perché non tutti possono, eh, possono disegnare. E ci sono delle persone che hanno più talento di altre, no? Sì. Questo, questo, almeno, questo me lo dica. Sì. Ah, allora, che cosa, che cosa facciamo da grandi? Nel senso. Un ragazzo che è riuscito a, a costruire così tanto che cosa vuole realizzare? Ma a me piacerebbe continuare a dipingere, diciamo, per, per tutta la vita. Perché è quello che noi auguriamo. È una passione che ho coltivato, iniziato da piccolino e uh, anche dipingendo. Diciamo che il ricordo di, di mia madre, ce l'ho sempre accanto e mi fa stare bene questo, questa cosa qua. E non solo il ricordo, no? Non solo i ricordi, <ride> esatto. magari la mamma è. Non la vede? Ma è lì. Hanno, hanno visto i loro quadri Giovanotti, Neck, Morandi? Sì, 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 Contenti? Sì, molto contenti. Mi sì, ringraziato. C'è anche un ritratto portato a Papa Francesco. Esatto. Vero? Nel, nel 2016 ero partito da, dal mio paesino, Osasco, sì. che è in provincia di Torino. Sono andato fino, sono venuto fino qui a Roma, in bicicletta, da solo. E, ed è stato un viaggio pazzesco, incredibile! Perché poi sono arrivato qua a Roma ho chiesto informazioni a, a delle guardie che c'erano mi hanno detto che il giorno dopo c'era un'udienza del Papa ad ingresso libero. Infatti sono stato felicissimo, ho nascosto poi la bici in un cespuglio, sono stato svegliato tutta la notte in giro per Roma e ho cominciato a fare la fila per entrare all'udienza sì. e sono riuscito a consegnare il ritratto ad a una persona che comunque era dietro di lui. Ad un cardinale, penso sia stato. Eh, dunque eh, c'è un'ulteriore sorpresa di Stefano Vallis che racconta queste cose. Ho fatto, sono partito per portare <ride> il quadro al papa, sono andato in bicicletta a Roma. Eh, c'è un'ulteriore sorpresa in questo video, la guardiamo insieme e poi lo salutiamo. È bravissimo. Yes. Here comes the sun. Here comes the sun. Bisogna fermare la redazione dell'ora solare. Troppo, troppo dolci, troppo care. questa sono io. Sì, per te. Cioè, a questo punto ci diamo del tu, Eccolo cioè, qua. Cioè, tu mi hai fatto il ritratto. Eccolo qua, signori, sono. come dire, anzi, sapete cosa faccio? Stefano Valis ci tornerà a trovare. Grazie di essere stato con noi. Copro con la cosa più bella. E ci vediamo all'ora solare, grazie. grazie. Grazie, è bellissimo. Ma no, grazie.